porti lo Shibuya Caffè. Ciao Chris. Ciao Luca. Venite con noi, il primo giorno di Luca Comics and Games 2023, siamo sfatti la sera da questa prima giornata, vedrete tra pochissimo perché. Si parte? Si parte, vi accompagniamo durante il video. Andiamo. Stiamo guidando, si va a Lucca, abbiamo dormito ad Alto Pascio stanotte, ora direzione Lucca. Appena arriviamo vi facciamo sapere com'è la situa, ma vi diciamo già che c'era gente in fila dalle 11 di ieri sera che ha dormito davanti al padiglione Star Comics. Ecco le foto. Allora, abbiamo parcheggiato. Si è messo a piovere ma ha già smesso. Bene, adesso andiamo al padiglione Napoleone a vedere com'è la situa, perché volevamo provare a prendere gli autografi di Furuya e di autori Masami Ganiba. Ninomiya. Andiamo a vedere com'è la situa, ma vedendo dalle storie Instagram dei nostri diciamo followers, mi sembra che sia molto grama la questione. Andiamo a vedere, va. Allora ragazzi, stiamo per arrivare in piazza Napoleone e vediamo com'è la situazione. Tenendo conto che a Star Comics hanno dormito davanti. Volevamo tentare firmacopie, vediamo. Sono separato da Chris, sto provando ad andare a vedere se becco la fila. Un poconino per Furuya, che se non mi sbaglio dovrebbe essere qua. C'è già qualcuno. Vediamo. Merda, c'è già fila, cazzo. Ecco, lì c'è lo stand di Ikari e quindi direi che siamo in tempo. Non c'è praticamente fila. Io allora sono arrivato in tempo per la fila per Furuya. Guarda, secondo me ti bastavano 2 minuti prima ed eri a posto, ma vediamo. Due, eh? Sì, 2 minuti. 2 minuti. 2 minuti. Due prima. Minuti. Allora, il problema è che davanti allo stand di Ikari ho trovato dei ragazzi che mi hanno detto che a quest'ora hanno già praticamente finito tutti i posti per la sessione mattutina di Ninomiya. Quindi mettermi adesso in fila per quella del pomeriggio è un po' troppo. Quindi adesso andiamo a vedere Luca come è messo con Furuya dall'altra parte del Napoleone. Di là hanno già finito i posti. Ore 8:30 e quella è la fila, non so se si vede a perdita d'occhio, cioè non avete idea. Questa ragazzi è la fila per entrare al padiglione Napoleone, non per prendere i firmacopie. E dove finisce la fila? Si sdoppia la fila qua. Questa è la situazione alle 9:15, fanno entrare pochissime persone alla volta e questa è la fila, insomma. Oh, finalmente siamo riusciti ad entrare dentro al padiglione Napoleone, si è sbloccato e siamo entrati così, in un colpo solo. Allora, diamoci una regola, partiamo da di là. Guardate chi c'è con noi, alla fine è venuto, avete visto? Mi ha appena detto non mi filmare. Non filmatemi, eh! Guardate cosa c'è qua ragazzi, la Toshokan con Ian. Guardate perché è già uscito anche il 4. Ciao! Posso lasciarti? Chi di voi non è cresciuto con Bim Bum Bam? Tutte le riviste, sì, però guarda. Ecco Luca che si infila per andare a comprare Back 17 allo stand della Dainit. Stand di Ikari.
È stato un parto comprare della roba dalla Icari Edizioni, veramente. Ce l'hai fatta però, Chris. Ce l'ho fatta. Fa vedere. Poi vedrete. Ah, poi vedremo, va bene. Cercherò di arrivare là. Beh, prendi questo, dai. Luca, stai contrattando il poster. Allora, questa parte non deve essere nel video. Come no? Vi faccio vedere i poster che stava contrattando in versione censurata. Che insacca il suo poster, qualcosa si è visto. Siamo da Magic Press. Black Magic. Comprate troppo e non sapete come tenere la roba, ve la fate spedire a casa con i pacchi dell'attacco dei giganti. Eccoci all'altra parte del padiglione Napoleone, dove c'è Star Shop e Mani Comics, esatto, che si è comprato la nostra fumetteria di Bologna. Siamo arrivati da un po', Armò. Se avete tutte le variant. Le variant sono Asadora, Pluto. Sì. Oh, edizioni BD. Che è insieme a J-Pop. Questo stand merita di essere visto. Andiamo a vedere. Vedete dagli ombrelli, dai capelli legati e la pioggia sta piovendo. Appunto, siamo appena usciti dal padiglione Napoleone, ore 10:35, un'oretta e un quarto dentro, abbiamo preso quello che dovevamo prendere. Commento di Chris su Icari Edizioni, vorrei. Allora, poco personale, una fila devastante, veramente con gente che poteva prendere i volumi e andarsene. Senza pagare, infatti è la stessa impressione che ho avuto anch'io. C'era gente che teneva in mano i volumi perché voleva pagarli, nessuno li cagava, ma man mano gli altri li passavano sopra perché dovevano prendere le copie, e se loro avessero voluto potevano girarsi e andare, nessuno gli avrebbe detto niente. E molto casino, a un certo punto quando è iniziato a piovere si è fatto bello e ho fitto dentro. Ok, adesso ci dirigiamo in zona Planet. Panini Planet, Cavallerizza. Adesso andiamo, esatto, a destra, a sinistra e via. Andiamo. Riuscite a intravedere il padiglione Cavallerizza della Planet? Laggiù in fondo sembra già esserci il mondo in fila. Adesso andiamo a vedere. Non si vede neanche il padiglione, è follia. Questa, ragazzi, è la situazione attuale. Noi siamo il puntino blu e lì c'è il padiglione della Panini, lo vedete? Quindi c'è fila per tutto questo pezzo. Siamo quasi all'ingresso. Manca l'ultimo scampolo di fila. Adesso basta fila, no? Ah no, non si passa. I più forti. No, non si passa.
Bene, intramezzo per parlare di quello che avete appena visto, che forse non vi rendete conto di cosa avete visto. Planet Manga Padiglione. Chris, riassumi un attimo la storia. Allora, innanzitutto penso 40 minuti, forse anche più, anche di più, di fila sotto la pioggia. Sotto la pioggia, per entrare all'interno di un padiglione dove la prima cosa che abbiamo sentito è stata la puzza di ascella. È stato assurdo, cioè fuori un casino della Madonna, pioggia in fila, gente che cercava di passare, infilarsi, mi ha fatto una fila enorme. Poi entriamo, puzza di ascella. Puzza di ascella, un botto di gente e la prima reazione è no, veramente. Ma soprattutto una calca allucinante per prendere più prodotti possibile di Urasawa per avere più biglietti possibile. E non solo, perché erano anche disorganizzati in questo. Cioè, io sono andato prima dal lato della Planet che non vendeva Urasawa perché volevo prendere delle cose. Vi faremo un video, ma piccolo spoiler, il calendario di Spy Family. Quello, prendo questo, prendo quello, prendo quell'altro. Lui uguale, almeno 40 euro di roba a testa, almeno. E diciamo, bene, abbiamo queste robe, cosa dobbiamo fare visto che vogliamo prendere anche le robe di Urasawa? Ah, niente, ve le prendo, ve le porto di là e rifate la fila per il mio collega che si occupa di Urasawa. Va bene, lo facciamo, assurdo comunque, ma lo facciamo, perché ragazzi, aiutatevi tra di voi, cioè non è che uno deve, chiaro che se devi comprare delle altre robe ci sarà tre persone, per Urasawa in questo caso ce ne saranno 50, non potete dividervi che aumentate il lavoro dei colleghi. Comunque vabbè, ci rimettiamo in fila per Urasawa e poi lì cosa succede? E lì ci accorgiamo che una delle tante che stava dando via i bigliettini per l'estrazione di Urasawa li stava dando via in maniera sbagliata. Non sapeva le regole. Esatto. Allora, compriamo 105, 107 euro di roba a testa, esatto, 214 euro di roba, di cui 70-60 euro di Urasawa. Mi fa, ci fa, il biglietto adesso ve lo do. Ho detto, come il biglietto? Più di 60 euro di roba di Urasawa. Esatto. Più di 60 euro di roba di Urasawa. Come il biglietto? Non erano 20 euro un biglietto? Cioè ogni 20 euro avevi un biglietto? Ah no no no, era un biglietto ciascuno. Ho detto, boh, mi sembra assurdo, l'ho letto. Allora vado lì per tirare fuori il cellulare, ovviamente non va la connessione, lei chiede a un'altra e l'altra fa, sì sì certo, ogni 20 euro un biglietto. Perfetto. Quindi praticamente fino a che non eravamo arrivati lei stava dando un biglietto a testa anche a gente che aveva speso 80 euro di roba di Urasawa. Già, follia, follia pura. Poi la calca, la gente che, cioè, ti spingeva. Io avevo Christian qua dietro perché dovevamo prendere insieme. Allora prendo la mia roba, cerco di uscire, un altro subito cerca di infilarsi, ho detto, ma guarda che sta finendo il conto anche lui. Merda, una roba pazzesca. E come hai detto tu, tremendo, hai fatto un commento che è molto utile, così non è più piacevole. Esatto, cioè, viversi la fiera così non è più piacevole, diventa un lavoro e quindi non ne vale più la pena, perché tanto, voglio dire... Ah, spoiler, hai vinto per la cosa di Urasawa? Ma figurati, sì, cioè, dai. E io ho vinto? No, non ho vinto. Tre biglietti a testa abbiamo perso, ma questo ci sta, cioè non è che ci aspettassimo. Abbiamo preso le nostre variant, le nostre robe, erano molto ligi su una variant a testa di Asadora. Su questo, esatto. Erano molto, molto, molto ligi. E, non credo proprio che torneremo lì domani, sinceramente. Assolutamente no. Perché è prevista pioggia pure domani, una gestione del genere, la fila, l'accalcamento, la ressa per prendere una copia, mi sembra una follia. E adesso proseguiamo nel video, venite con noi, venite a vedere un altro pezzo di fiera di Lucca di quest'anno.
ci stiamo dirigendo, Luca, verso il padiglione Games. Hai filmato un orecchio, brava. Sì, dobbiamo trovare il padiglione Games, che dovrebbe essere qua dietro. Sì. Oh, guardamola chi c'è Star Comics. Vecchia puta, ma noi ci andiamo domani. La vera domanda è, vuoi rimanere qui, dormire fuori da Star Comics e domattina provare a incontrare Hiro Mashima? Voglio andare a casa in un letto, fare una bella doccia calda e mangiare una cena da seduto. Mi sa che scelgo la seconda opzione. Ok, se però rimaniamo fuori a dormire, può rimanere anche Tubo con noi. Non vedo l'ora. Altrimenti gli compriamo Exploding Kittens versione VM18. Buono, buono. Adesso intanto andiamo a vedere al Games. Ecco il padiglione Games. Andiamo a esplorare qua. Sembra proprio che Gaki Akuta non abbia fortuna. Roccioni puzzoni, Luca. Quello che ho appena fatto la foto. È giusto, giusto per me. Luca, entra dentro il portale di HeroQuest. Ecco il solito gioco. Firma questo, 30.000 euro. Estrema, improbabilità di prodotto, non entro. Questa non è una bacheca per pezzenti, insomma. Vabbè, 1.400, 1.500, 800.
tanto la situazione a me non mi colpisce. Chandra di fuoco. Ne abbiamo fatto? Porta da di gatto? Sì. Lo prendiamo? No, bravo. No, io avrei detto 1000. Ne vale. 850 euro. Guardate quanto è spessa la scatola. Alle 19:15 piazza anfiteatro, stand di Netflix, non credo ci facciano più entrare, ma potremmo anche fare un tentativo. Gente che mangia, gente che beve, tra un po' andiamo anche noi, Chris? Sì, tra un po' è ora di mangiare, andiamo a vedere. Non credo ci facciano entrare. Ovviamente ci hanno rimbalzato, ma ci sta perché sono le 7:15, quindi ha chiuso, anzi loro vorrebbero andare a casa, ma gli tocca star lì finché non esce la gente che c'è. Alle 19:00 alle 19:00 c'è un'area store, adesso ve la mostro lo stesso lì, e poi di là invece c'è un'area experience dove ci sarà qualcosa, ipotizziamo Stranger Things, One Piece e Squid Game. Non ce l'ha voluto dire il tizio. Giustamente, è stato bravo, così magari ci fa venire la voglia domani venire. Domani, secondo giorno, verremo in centro Lucca di nuovo, al contrario del terzo che saremo in Japan. Abbiamo ancora un po' di cose da vedere, come avete visto in questo video siamo stati in un po' di posti, ma assolutamente non tutti. Vediamo dove ci va di andare, decidiamo stasera in base un po' anche a quanta fila, quanta pioggia, e vediamo. Ok. Allora, siamo giunti alla fine. Chris, Padiglione Games, lo racconti tutto tu adesso. Allora, il Padiglione Games è stato leggermente più piacevole perché siamo entrati abbastanza bene, velocemente, si poteva entrare da più punti. Un padiglione dove non c'era neanche troppa fila. Bravo. Dentro, quindi ti riuscivi a vedere quasi tutte le bancarelle, non riuscivi a giocare perché ormai c'era già gente che giocava da ore, tutto era occupato e così, però carino, c'era lo stand di HeroQuest, di Dungeons & Dragons, di Cluedo. E io vorrei dire due cose, la prima che le ambientazioni di molti giochi ufficiali che portano delle sorte di cabine che ricreano delle stanze a tema di quel gioco e tu vai dentro a giocarci con il tizio del HeroQuest, che ti insegna il gioco, sono veramente fighe perché sono ambientate molto 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 bene. Poi la seconda cosa che voglio dire, che la diciamo per chi ci sta guardando e deve ancora venire a Lucca, se volete venire al Padiglione Games per provare dei giochi, venite come primo padiglione della giornata. Esatto. Sei d'accordo? Certo, perché poi magari c'è chi si mette in fila, chi si mette a giocare, le partite durano,
e poi ne facciamo un'altra e così via, insomma, alla fine. Sì, penso che sia, che se volete andarci per giocare, sia la cosa migliore. Molte cose, molta varietà e direi buono. Esatto. Conclusioni? Giornata molto stancante. Siamo riusciti praticamente a fare tre padiglioni. Napoleone, Planet Manga e uno schifo di padiglioncino vicino a Planet Manga dove comunque c'erano figure, gadgettine, una sorta di micro Japan Town, vogliamo dire così. E Luca Games. E il Padiglione Games, sì. Domani vediamo un po' cosa vogliamo fare, dipenderà un po' dalla pioggia, dal clima, eccetera. Sicuramente entreremo nel padiglione J-Pop Manga Yo. Sicuramente entreremo Netflix, probabilmente, no, sicuramente ci proveremo. Ci proviamo, dipende dalle file anche lì, e poi vogliamo provare a entrare da Star. Ci proveremo. Vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Terzo giorno sarà il padiglione della Japan Town. Noi ci vediamo domani. Grazie per averci seguito, un saluto da Luca. Da Chris. E un ciao dallo Shibuya Café. In trasferta.